Buongiorno, qui da Porto X, Buongiorno a tutti. Valentino e Yoda, il nuovo abitante di Porto X. Vedete questo bellissimo ippopotamo nero che da una settimana ci tiene compagnia. Non è vero, scherzo, come potete vedere. Ciao Vale, dove sei? Sono in dei meravigliosi giardini pubblici di Finalunga. Perfetto, chi è in diretta la vuole raggiungere, Ecco. proprio in questo momento. Ciao Dalia. Allora, questa diretta, un saluto anche a chi vedrà la registrazione, anche visto l'orario un po' strano per essere il 12 di luglio. Qui si sta freschi oggi e c'era come ultimamente facciamo, poiché non amiamo molto le dirette streaming, le facciamo solo quando sentiamo una certa necessità. E noi abbiamo terminato da 2 giorni, l'altro ieri, questo ritiro di una settimana di Qigong, questa pratica cinese che ci ha richiamato da un annetto e mezzo ormai, che da una settimana abbiamo imparato anche noi a chiamare Qigong e non Qigong, come la maggior parte degli italiani invece fanno, tra cui anche noi. E invece questo è l'atto della trasformazione, no? Si parte anche dal verbo. E perché la necessità di questa diretta? Perché con il pretesto di partecipare a una pratica che già di per sé ci richiama fortemente, abbiamo avuto l'occasione, la fortuna di praticare con Stefano Saviotti, questo maestro bolognese che non conoscevamo, ma che sentivamo già in qualche modo un interlocutore speciale con cui condividere determinate conoscenze ed esperienze e sensibilità. E quindi abbiamo sentito la necessità adesso di, a caldo ancora, reduci ancora dalle sensazioni e le vibrazioni che ci portiamo addosso e dentro dopo questa settimana, di condividere qualcosa di quello che abbiamo vissuto insieme a Stefano, che è qui con noi. Eccoci Ciao. qui. Ciao, Buongiorno, Stefano. Ciao Valentini. O Dallo studio. Valentine, ben ritrovati. Ci siamo lasciati da poco, ma. Già ci mancate moltissimo. Già. Deve essere passato tanto in realtà, perché no? Tempo già relativa. Allora, Stefano, che ci racconti? Parlaci tu di ciò che è stato vissuto questa settimana. Settimana molto intensa, il posto, voi, il vostro tipo, la vostra atmosfera, l'atmosfera che create, il luogo e anche il gruppo e gli animali e tutto quello che abbiamo incontrato mi hanno stimolato a fare proposte ambiziose, più ambiziose del solito. Però sempre mantenendo un ventaglio aperto che va dalla semplice, come si dice, benessere corporeo fino a qualche puntata più ambiziosa. E quindi io sono stato molto contento perché, come al solito, io mi sento uno strumento, no? Tutte le cose che ho imparato, che ho studiato, che pratico io, saltano fuori a seconda della sollecitazione che trovo. Questa volta sono stato sollecitato al massimo, quindi per me lo scopo è questo, no? Quello di essere usato bene. Ecco, questa è la cosa che dico. A me piace essere usato, non mi piace essere usato male, invece mi piace molto essere usato bene. E quindi, insomma, quello che è la mia esperienza trova un ambito di applicazione ed è proprio questo lo scopo di quello che faccio, di quello che ricerco. E quindi, bene, bene, bene. Il Qigong può essere interpretato in molti modi.
e in Cina stessa è stato interpretato nei secoli in molti modi, appunto può andare dal semplice benessere quotidiano fino anche a livelli di introspezione, di meditazione, di visione di quello che i cinesi chiamano paesaggio interiore, nei jing, molto profonda, molto articolata. Questo spero di aver dato l'occasione, con tutti i passaggi intermedi, no? Che c'è il benessere organico, il benessere emotivo, quello, l'apertura del cuore e così via, no? Sempre con l'idea che fra quello che noi chiamiamo corpo e quello che noi chiamiamo anima, in realtà non c'è soluzione di continuità. E magari la nostra cultura, anche per comodità linguistica, li mettiamo in due posti diversi. In realtà in noi sono una cosa sola. E il Qigong ha questa ambizione di coprire tutto questo spazio. E da voi si è fatto come non si era mai fatto. Quindi grazie per la vostra accoglienza, grazie anche a tutto il gruppo che ha seguito come non mai, o forse anch'io sono cresciuto anch'io, perché poi, come dico sempre, non cercate di escludermi dalla pratica, io sono lì con voi, ecco il mio compito di guida. Ma non mi dimentico mai il fatto che sono un principiante anch'io in questo mondo, quindi sono più dalla parte dello scolaro che dalla parte dell'insegnante. Ecco, Vale, questa affermazione che ha fatto Stefano sull'essere un tutt'uno, no? Il corpo e l'anima, si tratta soltanto di una differente densità e di velocità della vibrazione. Cosa ti viene da dirci a riguardo? Aspetta che ti riattivo. Se già riattivato il microfono, vai. Sì, scusate, c'è un po' di confusione qui intorno, c'è molta vita. Bene. Soprattutto adesso, da quando è iniziata la diretta, prima c'era un silenzio sommario, appena abbiamo iniziato a parlare c'è arrivato Mezzogiorno. Tu vai di diaframma, vai, così ti sentiamo di più. Mi sentite? Sì. Sì. sì, no, questa osservazione di Stefano, bellissima, che condividiamo profondamente, il fatto che non ci sia soluzione di continuità tra l'anima e il corpo, che in realtà è la stessa sostanza, come la stessa sostanza quella che compone tutti i nostri corpi sottili, tutti i nostri corpi energetici. Siamo energia, come ogni cosa vivente in questo universo, e energia che vibra, e ciò che cambia è soltanto forse la velocità di movimento delle particelle che compongono questi strati di energia, ma siamo esattamente la stessa cosa. E devo dire che il Qigong è una meravigliosa scoperta, è una sorpresa continua. Adesso con il maestro Stefano si sono aperti altri portali, altre vie, altre percezioni, e ti sembra sempre che ogni piccola cosa, ogni piccolo insegnamento, ogni piccola in realtà contenga una ricchezza incredibile da esplorare, da scoprire. Ed è una via meravigliosa per fare esperienza di questo, di quanto veramente tra materia e spirito, tra respiro e corpo, tra energia, anima e sostanza materica non ci sia confine. Quindi è stato davvero molto bello, è stato un onore avere il maestro Sabio con noi, e abbiamo appena iniziato ad imparare da te, Stefano. Abbiamo appena iniziato, quindi. E viceversa. Sembra quasi che il Qigong sia di per sé, come lo è stato anche in questa dimensione, un pretesto per prendersi uno spazio, più che un tempo, uno spazio di movimento, per focalizzare la mente, per rientrare nel corpo, per aprire,
un ascolto differente nella relazione, sia con il proprio corpo che con la mente, che con quello che chiamiamo spirito. Ed è stato anche uno degli elementi che abbiamo attraversato, è stato appunto un pretesto anche in questo per entrare, chiaro, per quello che è stato possibile in un tempo così limitato e con tanta pratica da svolgere, in questo mare che è la filosofia, la medicina, insomma la cultura antica cinese. Perché poi è stato pieno di digressioni, pieno di, anche di comparazioni poi con la filosofia occidentale, con i sistemi della medicina occidentale in parallelo con quella cinese. Abbiamo avuto modo di consultare Qing, abbiamo avuto modo, io personalmente, di essere cavia di un trattamento di agopuntura per il quale mi fregio perché ne avevo bisogno, ed è stato molto molto istruttivo. E ancora adesso sto in ascolto degli effetti di questo trattamento dei principi della medicina cinese. Ed è molto interessante anche la teoria finale che tu, Stefano, della questo antropomorfismo del geografico, no? Quando ci ho parlato. Sembra quasi una mappa a livello geografico del corpo umano. Sì, questa sì, devo sottolineare che sì, di Oriente, di salute, mi sono, per dei motivi che ancora sto esplorando, mi sono occupato fin da ragazzino, e prima le cose giapponesi, il buddismo zen, il karate, poi lo yoga, i Veda, Patanjali, tutto così, e poi alla fine sono approdato al mondo cinese, già un po' lo conoscevo, perché venendo poi dalla filosofia occidentale, che è speculativa, che è mentale, quasi esclusivamente mentale, poi in realtà bravi filosofi a leggerli fino in fondo, non sono solo così, però il fatto che la filosofia orientale abbia uno scopo, che è quello della salute, già mi dava un aggancio, una soluzione, un interesse maggiore. Quindi ho studiato tanto, poi alla fine, ecco, quella cosa che volevo dire è che alla fine ho incontrato questo maestro, questo professore dell'Università di Medicina Tradizionale di Pechino, è il direttore dell'Istituto di Qigong dell'Università di Medicina Tradizionale di Pechino, e che è, diciamo, potremmo dire, perfino nonostante il suo ruolo istituzionale, veramente una persona speciale che ha avuto in questi 30 anni che è venuto in Italia la capacità di tradurre, perché questa poi è la cosa difficile, perché di libri di spesso, soprattutto in lingua francese, ma anche in lingua inglese, ormai la traduzione dei testi canonici del taoismo, che è il movimento culturale su cui si basa la cultura tradizionale cinese, uno dei due, quello più scientifico, quello più naturalistico, i testi ci sono tradotti in francese e in inglese, meno in italiano, anche se ultimamente ci sono anche in italiano. Però è la capacità di comprensione che manca, sono criptici, sono tutti, come si dice, simbolici. Ecco, questo professore, questo insegnante, ha avuto la capacità di portarceli tradotti, in modo che perfino un occidentale di questa epoca possa comprenderli. E in questo modo ci ha ridato delle chiavi, diciamo, non esoteriche, nel senso non spiritualisti, perché delle chiavi, così dice, in cui in realtà i pregiudizi dell'Occidente sono molto duri a morire ed erano sotto traccia, che ancora lì funzionavano nel cercare di interpretare queste cose. E invece ci ha offerto l'occasione di fare esattamente il contrario, no? Di immergerci in un modo di vedere la vita e la natura diverso, e da lì guardare il nostro. E questo è stato, almeno per me, dal punto di vista anche intellettuale,
molto interessante, perché in questo modo quello che a noi sembra normale veniva messo di fronte a qualcosa di diverso e quindi perdeva la sua ovvietà e rivelava i suoi canoni, i suoi criteri spesso non detti, dati per scontati come se fossero quelli giusti, no? Noi siamo nella cultura che ha detto che ha l'unico Dio, il Dio migliore, che ha l'unica scienza, scienza migliore perché è unica. Ecco, lo studio di queste cose, lo studio esperienziale, quindi non solo intellettuale, ma proprio l'uso di queste cose, con questa guida straordinaria, ci ha permesso di dire no, non è così. Non è così, c'è un altro modo di vedere. Questo nostro ha dei suoi vantaggi, che non sono da disprezzare, non sono da buttare via, ma non è l'unico e soprattutto ci fa perdere dei pezzi grossi della nostra esistenza. Un po' proprio leggevo anche adesso una cosa, la contrapposizione fra storia, umanità e natura. Questo è il fondamento della nostra cultura, no? Noi siamo cacciati da Eden e siamo finiti in un posto che non è nostro e tutta l'ideologia occidentale si basa su questa estraneità. L'essere umano ha delle regole, dei contenuti, l'anima per esempio per il cristianesimo, l'intelligenza per Cartesio e seguaci, che non sono della natura e quindi occorre, dice appunto come il medesimo, metrizzare la natura, dominare la natura. E il risultato di questo lo stiamo vedendo, cosa succede, no? Stiamo diventando pericolosi per noi stessi, perché, come appunto ci ricorda il taoismo antico, di cui il Qigong, la medicina cinese, è l'esito più contemporaneo, la natura è in noi, noi siamo parte della natura, il nostro organismo è organizzato non in un modo così diverso da quello della capra che avevi prima in mano o dell'albero che ha dietro di sé Valentina o del nostro batuffolo di neve. Non così diverso come sembra. E non si può conoscere veramente che cos'è un essere umano, quindi ciascuno di noi alla fine dei conti, se non collocandoci come simili nel posto in cui siamo. E in questo modo tutto si ribalta, tutto cambia, non siamo più dei dominatori, anche se in noi c'è questo istinto e va tenuto, non, come si dice, non gli va data troppo a corda, va tenuto un po' a bada, perché c'è in noi questa cosa, ma soprattutto c'è una straordinaria similitudine e una straordinaria responsabilità. Abbiamo, gli esseri umani sono preziosi su questo mondo perché hanno una responsabilità speciale, non perché sono diversi, non perché si possono permettere qualunque cosa, perché non solo il nostro corpo, ma come si dice, strato dopo strato, fino ad arrivare alle soglie, anche un po' dentro la nostra anima, siamo simili alle piante, agli animali che ci circondano. Questa idea che l'essere umano è il proprietario di qualcosa che il resto del mondo non ha, un po' è vera, ma diciamo la nostra cultura l'ha tremendamente estremizzato. Invece riconoscendoci parte di un'anima mundi, come che poi è rappresentissima anche nella nostra cultura e perfino nel cristianesimo, pensiamo a San Francesco in primis, pensiamo a due monaci domenicani, uno bruciato e uno incarcerato per 30 anni, che hanno detto proprio questa stessa cosa qua, o a Spinoza, che è stato inseguito prima dagli ebrei, poi dai protestanti e poi dai cattolici, perché ha detto sempre questa cosa qua, ha rotto questo meccanismo di estraneità, ma ha messo l'essere umano lì in mezzo. Ecco, nel taoismo antico cinese, che poi ha generato questa cultura geografica non a caso, perché se il medico di medicina cinese guarda il corpo umano come un paesaggio, questo subito ti mette
in contatto col fatto che siamo dei paesaggi che stanno dentro un altro paesaggio, e sì, ci sono delle differenze, ma non sono poi così tremende come si pensa. E questo rispetto alla nostra vita, al nostro comunicare fra di noi, al rapporto con la natura, ovviamente, cambia radicalmente. E il Qigong non ce lo dice solo, appunto, come sto facendo io adesso, un po' intellettualmente, che però ha la sua parte, la sua funzione, ma ce lo dice facendoci attraversare noi stessi strato dopo strato, strato dopo strato, per riconoscere questa similitudine. Io c'ho una frasetta che dico sempre, che è: col Qigong ci si sente meglio. Ecco il doppio significato, che non è che stai, ci si sente meglio, io mi sento meglio, cioè mi sento di più profondamente, più in modo più dettagliato di prima. In questo modo riconosco chi sono e riconosco qual è il mio posto, il mio compito come essere umano in generale e come Stefano Sabbiotti in particolare. Parlo molto, se mi date la molla è un problema. Anzi, no. Abbiamo organizzato apposta questa diretta di 3 ore per lasciarti ascoltarti. Allora, io purtroppo avverto, perché non so che è successo, avevo la batteria al 50% e è scesa al 5%. Aia. Quindi se mi doveste perdere è per questo motivo. Però ho avvertito, così nel caso mi vedesse sparire, il motivo è questo. Che meraviglia ascoltarti, Stefano. È bellissimo, perché quello di cui tu parli è poi alla fine, no? È qualcosa di così appartenente sicuramente alla tradizione cinese, ma a tutte le tradizioni antiche, no? Che non cerebrali, non mentali, abituate a vivere proprio. Vivere, sopravvivere, esistere a contatto con la natura, no? Quindi sono innumerevoli le tradizioni antiche che sono state, come dire, bannate nei secoli, poi come selvagge, come primitive, come... Esatto, terribile questo. Mentre in realtà sono portatrici di una sapienza che è veramente la base, sì, la sì. Base della vita, con la V maiuscola. Sì, sì, è la mia stessa osservazione, perché poi non è che mi sono limitato al mondo cinese, ovviamente, essendo che poi sono occidentale, europeo, e vengo dalla lettura delle scritture, dalla lettura del mito di Gilgamesh, della cultura greca antica, e non è per niente difficile, è molto facile ritrovare paralleli, analogie. Ecco, la cosa che mi viene in mente è che invece che c'è un autore famoso che non voglio citare, lui mette in contrapposizione, ma è una cosa che hanno fatto molti in Occidente, Gerusalemme con Atene, no? La religione con la scienza, la religione, lo spirito con la logica. Ecco, in realtà quella contrapposizione lì a me è sempre sembrata fasulla, nel senso che poi sia la scienza greca, il logos, sia, come si dice, la religione ebraica, che poi è stata, nonostante che Gesù Cristo secondo me abbia detto delle cose completamente diverse, comunque sussunta nel cristianesimo, in realtà si basano sempre appunto su questo principio qua, no? Che è quello dell'estraneità, la geometria di Euclide o l'essere cacciati dal paradiso terrestre erano questo fondo comune. Quindi, nonostante che poi, invece, leggendo Eraclito o Anassagora la Cabala ebraica o Omero, l'Odissea, si ritrovi che c'è sempre nelle stesse culture un'altra lettura. Allora, invece che l'arco religioso, scientifico o religioso, che fa sempre poi capo alla solita distinzione anima e corpo, mi è venuta in mente una distinzione diversa, che è laico e legale. Cioè,
c'è una visione della scienza, della religione, della spiritualità, della vita che è laica. Laicos viene da laos greco, che vuol dire esperto, vuol dire se, laos erano quelli che non erano né sacerdoti. Oddio, se n'è andata Valentina. Si è scaricata completamente. Ma continua. Vuol dire esperto, che non è né militare né religioso, quindi sono gli artigiani, i contadini, tutti quelli che sanno le cose perché ci sono dentro, hanno le mani in pasta, contro legale. Per cui c'è una scienza, c'è una religione legale, quindi che ha degli scopi politici, che sono importanti. La religio è come si dice, l'associazione dei fratelli. Se si segue la derivazione semitica, è questa la traduzione. Quindi occorre avere un modo per mettersi d'accordo per fare le cose insieme, questo è molto importante, ma non è la stessa cosa che osservare le cose, la natura prima di tutto, per quello che è. E quindi c'è una scienza legale, la scienza che propone convenzioni in cui tutti noi siamo convinti che c'è bisogno del medico, della medicina per guarire, e c'è una scienza laica che dice: guarda che il principale terapeuta di te stesso sei tu, e le medicine, i medici, i terapeuti, i tuoi consulenti, così, possono agire solo se tu glielo consenti, solo se tu sei d'accordo, ti prepari, ti predisponi al loro intervento. E d'altra parte, nella sezione religiosa, sì, c'è un modo, cioè è giusto mettersi d'accordo sulle regole comuni, ma questo non può essere distaccato e non deve venire prima di un contatto personale e profondo con te stesso, con la parte più profonda, più spirituale di te stesso. Ecco, invece la nostra cultura fa prevalere il legale rispetto al laico e dice, anzi, sempre di più, c'è solo il legale, il laico non c'è più. E invece, ecco, nella cultura cinese, per esempio, questo è rappresentato dalle due indirizzi. I cinesi li chiamano Senjiao, no? Che sono le tre dottrine, la mia traduzione è questa, di cui ce n'è una. Ce ne sono due autoctone, che sono il taoismo e il confucianesimo, e una importata, che è il buddismo, che in India, dove è nata, ha avuto pochissimo successo, invece in Cina ha avuto un successo enorme, soprattutto nel primo millennio, ma ancora adesso ce l'ha. Bene, le due discipline autoctone si occupano di due campi nettamente distinti, poi in realtà sono molto contaminati, ovviamente. Il confucianesimo si occupa della società, e il suo principio fondamentale è l'obbedienza. I figli devono obbedire ai genitori, i sudditi devono obbedire al sovrano. E su questo molto rigido telaio poi si costruisce tramite la morale, quindi il bene, l'amore, la fratellanza, l'amore per il prossimo, tutto condito, la speranza che questo accordo, questa gerarchia, questa relazione politica avvenga in modo il meno sanguinoso possibile. E invece l'altro è il taoismo, si occupa della vita, si occupa della salute, si occupa della medicina, dell'agricoltura, della meteorologia, si occupa della scienza. E in questo modo un caro amico, lui una volta disse, i cinesi, adesso no, i cinesi sono come noi, peggio di noi, ma sono stati confuciani di giorno e taoisti di notte. E quindi il fatto che occorreva obbedire fino a poi a un certo punto, fino a quando si comportava bene al sovrano e alla gerarchia politica, ma occorreva mantenere una propria personale visione, una propria tradizione della salute, della vita, delle cose intime, personali, del popolo, della gente, per loro era normale. E
anche se poi ovviamente la regola politica, la legalità ha sempre cercato di imbrigliare la laicità. Ecco, ecco, viste queste due cose qua, secondo me si ha un orizzonte un pochino più chiaro, cioè sappiamo fino a che punto occorre essere sociali, essere legali, no? E fino a che punto e stabilire una soglia, che è quella della propria intimità, della propria dignità corporea e personale, oltre la quale anche la legalità distrugge se stessa, che è un po', credo, il tema che noi affrontiamo in modo drammatico, più drammatico del solito, in questi anni, no? La legalità e il dover essere, il dover curarsi, per esempio, ha superato una soglia che è quella della dignità personale, dell'autodeterminazione, dell'autogestione del proprio corpo, del proprio organismo. E se uno pratica il Qigong oppure ha frequentato questa dimensione, sente questa soglia in modo molto nitido. E invece tante altre persone, per convenienza, per distrazione, per quieto vivere, per paura, la soglia si è persa. Dicevo anche per delega della responsabilità. Infatti, sì, per delega, esatto, esatto. È una delega costante e continua all'esperto di turno, ma su qualsiasi aspetto dell'esistenza. Ora è chiaro, occorrono, sono necessarie competenze specifiche, approfondite, di anni di esperienza per poter gestire un aspetto dell'esistenza in maniera totalmente approfondita, ma questo ha sostituito, invece che integrarlo ed essere al servizio della coscienza individuale e della responsabilità che io assumo su me stesso, l'ha completamente sostituita, per cui esatto. Adesso è un continuo delegare all'esperto di turno che è titolato e laureato, riconosciuto dal Ministero, per annullarsi, annichilirsi, vabbè, mi dicono di fare così, io devo fare così, ma questo su ogni cosa, dall'informazione, alla salute, al cibo, agli affetti, cioè anche tutta questa continua induzione a come si fa l'amore o a come bisogna tenere i rapporti sociali. È un continuo. I figli, come si crescono i figli. Questo, sì, sì, è proprio così. Ogni... Credo che sia... Sì, secondo me ogni civiltà raggiunge prima o poi questa soglia, no? In cui il legale, il sociale, si dimentica che deve essere simile e compatibile con il laico, il personale, si crede autosufficiente e comincia ad attaccare la persona, i corpi, l'intimità delle persone. Questo io credo che, forse questa chiave mi viene in mente che possa essere letta anche per, come si dice, l'ascesa e il crollo di altre civiltà come quella romana, quella greca e tante altre. Noi siamo alla soglia, abbiamo superato già la soglia della crisi del dominio della cultura anglosassone, americana, angloamericana, con la complicità dell'Europa su questo pianeta qua. E ne vediamo finalmente, come si dice, crolla il velo, no? Io penso ai libri di storia che abbiamo letto, non so, ecco, la scoperta dell'America, per esempio, mi viene in mente questa cosa qua, no? La scoperta dell'America, cominciamo a ricordarci che la scoperta dell'America ha voluto dire 80 milioni di indigeni massacrati, 30 milioni di africani, di cui solo la metà sono arrivati dall'altra parte, presi, ridotti in schiavitù. Ecco, quindi cade un po' il velo della, sia pure anche grandezza, perché c'è stata, della nostra cultura, della nostra storia, e abbiamo la possibilità, come si dice, di ritrovare, come si dice, come si chiama, la globalizzazione, è l'altra faccia della globalizzazione. La globalizzazione appiattisce, non siamo più, siamo tutti uguali, con questo appunto il mito della rivoluzione francese dell'eguaglianza viene sfruttato
per dire che siamo tutti consumatori e produttori e non siamo più uomini e donne, adulti, bambini, vecchi e giovani, siamo tutti uguali e questo viene ritenuto un vantaggio, un merito, invece non lo è. Ecco, d'altra parte però abbiamo accesso a informazioni che sono rimaste, che sono state tramandate dalle culture antiche, che ci svelano che c'è un altro modo di vedere le cose, che noi possiamo, come si dice, considerare la vita e quello che tutti hanno chiamato, no? I cinesi lo chiamano cielo anteriore, cielo posteriore, l'essenza e l'apparenza, il velo di Maya e il Brahman nell'induismo, la legge degli dei, la legge degli uomini nella cultura greca, il mi e il ma in quella ebraica. Tutti hanno stabilito questa doppia lettura. Ecco, ciò che appare ha il compito, ciò che si condivide ha il compito di non dimenticare il suo punto di partenza. Un'immagine molto concreta che mi viene in mente è quella del codice della strada, no? Il codice della strada è sempre più ricco, è sempre più dettagliato, giustamente, perché ci sono sempre più traffici, sempre più casini. Però ciò che regola il codice della strada non è scritto nel codice della strada. Cos'è che regola il codice della strada? Regola il fatto che nessuno si vuole ammazzare, nessuno si butta sotto le macchine, nessuno, ecco, e quando succedono gli incidenti, in realtà non è che si contravviene a una regola del codice della strada, ma si dimentica il suo presupposto, cioè mettiamo a rischio la nostra vita, perché nel nostro destino c'è scritto così, perché, come si dice, quindi c'è un fattore personale, sottile, profondo, che non è scritto nelle regole, ma è il suo presupposto. E quindi lo scopo delle regole è quello di non dimenticare il suo presupposto. Perché se scrivessimo sul codice della strada guidare la macchina è molto pericoloso, le lamiere non fanno bene al corpo, poi si perderebbe, come si dice, la vendita, forse diminuirebbe la vendita dell'automobile, quindi quella cosa lì non è scritta, ma quella è la cosa, è la cosa. Quella è... Guarda, un portale dimensionale, Rosa Valentina. Facevi finta di essere dall'altro l'albero e poi... Come ogni tanto fa. Quindi diciamo... invece, ecco, in certi ambienti come nel vostro, e veramente vi sono grato perché è anche molto simile a quello che sto cercando io, il tentativo è questo, di stabilire dei criteri, perché sono indispensabili, di convivenza, che non siano lontani dalla natura degli esseri umani, che non è per niente bionda, che ha dei particolari niente affatto carini, e quindi di questo va tenuto conto, e quindi si ricostruisce il collegamento fra il cielo posteriore e il cielo anteriore, direbbero i cinesi, o fra la legge degli uomini e quelle degli dèi, direbbe Sofocle, no? E fra il mi e il ma, direbbe la Bibbia, è stato detto in tutti i modi. Ecco, il nostro tentativo, io mi trovo molto in sintonia con voi, è questo, no? Di ristabilire un corretto collegamento fra storia e natura, cioè fra condivisione umana, relazioni umane e come siamo veramente fatti dentro. Questo è un po' il mio modo di vedere il Qigong, è l'occasione di ristabilire questa connessione. Che poi questo apre una porta importante, una riflessione molto profonda, questo tuo discorso dell'estraneità, no? Dell'abitudine dell'essere umano all'estraneità. Io credo che in questo si nasconda anche la chiave del senso di disperazione più profondo che l'essere umano arriva a trovare, no? Quella che è la questione per eccellenza, questo senso di
costante solitudine, questo senso di nostalgia, di interezza continua, che poi spinge le anime in una direzione, in un'altra, in un vento che fa smarrire, no? Perché sei sempre alla ricerca di qualcosa da trovare fuori per riempire un dentro che però in realtà non si riesce a riempire. E invece credo che proprio la coscienza di ciò di cui tu parli, no? Di non essere estranei, ma di essere parte di questo tutto, è la vera e unica via di guarigione a questo senso di solitudine, di smarrimento, di vuoto, a questa paura anche del vuoto, no? Che accompagna l'essere umano, che è una paura vertiginosa, sì, che accompagna l'esistenza. Perché il vuoto non esiste, perché nel vuoto c'è la massima pienezza, perché nel momento in cui tu arrivi veramente a percepire, non a pensarlo mentalmente, ma a percepire, e in questo senso una disciplina come il Qigong, come altre, ma il Qigong, stiamo parlando di questo adesso, è una di queste discipline, una di queste vie che credo profondamente, sento profondamente, guidano, sono in grado di guidare verso la percezione di questa coscienza, di questa coscienza, di questo senso di integrità rispetto all'universo, rispetto all'essere parte di un tutto, no? Sì, questo è fondamentale, perché la minaccia continua è tu non fai parte. Questa è la minaccia profonda, esatto. No? Tu non fai parte. E se tu veramente stai su quella soglia lì, sei ricattabile, sei profondamente ricattabile. Anzi, la cosa più triste è che abbiamo visto che tante persone hanno chiesto qual era il metodo per non essere, quindi hanno perfino anticipato, questo per la mia generazione è veramente strana, perfino anticipato l'imposizione, l'hanno addirittura richiesta, non subita. Questo è veramente terribile, perché se noi, è questo, no? E questa è la soglia, se partecipare per essere parte, essere parte della società è più importante che essere parte della propria famiglia, dell'umanità, di questa terra, del posto in cui viviamo, eccetera, eccetera, noi siamo prigionieri, siamo ricattabili. E invece l'essere parte della società segue e quindi imita e assomiglia, è successivo all'essere parte dell'umanità con tutti i suoi gradi, che parte ovviamente prima dalla famiglia, ma anche dal luogo in cui si vive, in cui si è nati, dalla propria radice. Ecco, anche dal senso, anche dal senso proprio di umanità, di che cosa vuol dire essere umani. Sì, sì, perché sennò essere umani è soltanto uno scambio di merci e di servizi, in cui nessuno si riconosce più, in cui si è persa la radice. Ecco, sì, è proprio così, no? Il ricatto è tu non fai parte, tu guarda che stai per diventare solo. Ecco. A me viene in mente, non so perché è successa questa cosa qua, forse perché anch'io partivo da dei livelli di solitudine molto alta, però non ho mai voluto insegnare a scuola, non mi sono mai aderito a ordini professionali, e quindi alla fine mi sono trovato in questi 2 anni qua con tanti colleghi che mi espellono, ma mi sostengono. Io mi sono ritrovato, ma mica che sia stato deciso a tavolino, è andata così che non sono stato ricattabile. Ho tenuto aperto la palestra quando tutte erano chiuse, ho continuato a fare visite quando nessuno le poteva più fare, perché il rapporto con le persone è molto chiaro. Io non voglio curare nessuno, non ho il potere di curare nessuno. Posso soltanto magari fare da specchio e dire, ma secondo me c'è quel problema lì, e vediamo magari come fare per venirne a capo.
ma la responsabilità della salute è una responsabilità personale. La responsabilità della salute è una responsabilità personale. E quelli che hanno detto per mesi fallo per gli altri hanno sbagliato completamente, hanno tradito il principio della salute. Perché se ciascuno sta bene, tutti stanno bene. Non può essere il contrario. Perché se tutti stanno bene, tutti stanno male. Cioè si appiattisce il livello del benessere, si dà come benessere un livello che per tante persone è malattia. È malattia. Io dico sempre, ma come si fa a arrivare a coltivare dentro di sé una malattia che ti uccide senza accorgersene? Questo è proprio il segno della lontananza che abbiamo da noi stessi. Com'è possibile? Ed è una realtà molto, molto comune. È molto comune. Quindi siamo arrivati a un punto in cui, ahimè, tante persone, la maggioranza delle persone, sono inconsapevoli di quello che gli succede dentro. E questo mi rende veramente molto triste. Non mi sento meglio di loro, assolutamente. Mi rende solo molto triste, molto prudente e ancora più per ora, finché il cielo mi darà forza, desideroso di studiare, di imparare, di mettere sempre nuovi strumenti a disposizione di chi vorrà. Ecco. Come va? Vi vedo fissi, non vi vedo più muovere. Io continuo a vedermi. Ecco, siamo caduti un attimo, è cascata un attimo la connessione. Forse magari anche ora abbiamo tirata un po' in lungo, non so. Io c'ho il 25% però... di... Ci sono? Non ti sentiamo bene. Io ci sono. Ti sentiamo, ma sei immagine. Ok, adesso sei ricollegato. Okay. Quindi forse abbiamo perso un minuto, non so se ti sei accorto subito della caduta di connessione. Se fai il rewind dell'ultimo minuto. Sì, no, niente. Dico il fatto che tante persone, come si dice, di constatare quanto consideriamo abituale essere lontani da noi stessi mi rende molto triste, però non mi scoraggia a continuare i miei studi e la mia proposta, anzi sto per lanciare una proposta nuova all'alba dei miei 70 anni che si chiama Conservatorio di Arti Bioenergetiche per Anime in Transizione, in cui spero, l'ho sempre fatto, però vorrei farlo in modo un po' più pressante, di insegnare a chi vuole le cose che so fare, il Qigong, la bioenergetica e le costellazioni familiari, che sono i miei tre campi, e di lasciare a chi vuole questa piccola eredità di modo di vedere la salute e le persone così rispettoso e in certi casi efficace che viene dai miei studi. Siete spariti di nuovo? Eccoci siamo. Eccoci. E infatti. Dai, è ora di chiudere forse. No, ma le ultime cose, perché sono abbastanza importanti. Ovviamente in quello che hai detto, nella tua ricerca e sperimentazione, come che abbiamo detto di persona, ma ribadiamo anche pubblicamente, Porto X è a tua disposizione come proprio laboratorio alchemico di conoscenze e pratiche. E a proposito delle costellazioni familiari, qui ho proprio a caso il tuo libro, Il Teatro dell'Anima. Ah, ok. Che tratta delle costellazioni familiari, che anche qui abbiamo avuto modo di vivere in maniera abbastanza
immersiva. È stata veramente una settimana di un'intensità a tutti i livelli, veramente rara questa appena passata. E anche la numerologia, qui a caso, per puro caso, anche l'altro tuo testo, la numerologia della nostra cinese. Ma per puro caso abbiamo anche un testo dove parli di bioenergetica. Taoismo e filosofia della salute. Questo è quello laico legale. Casualmente stamattina... È anche la genetica dell'anima. Casualmente stamattina siamo circondati i tuoi libri. Che noi qui presto apriamo una biblioteca esoterica a Porto X e questi faranno parte del tesoro di questo nuovo piccolo mondo che inaugureremo presto. E se vuoi chiudere con qualche ultima riflessione, sensazione. No, io vi ringrazio veramente molto. Diciamo, ecco, forse una parolina sul fatto che il Qigong è indispensabile ma non sufficiente. Il Qigong è nato in un mondo in cui c'era perfino quasi troppo ordine, no? E invece adesso viene praticato, lo pratichiamo in un mondo in cui tutti gli ordini sono stati resi convenzionali e quindi, diciamo così, superabili. E quindi molto spesso i problemi nostri sono problemi relazionali. E quindi le costellazioni familiari mi sono arrivate per compensare il fatto che il Qigong sul piano della pratica personale, della conoscenza del proprio organismo è molto, per me è molto efficace, ma a volte incontra una soglia di resistenza, direbbe uno psicologo, che è quella degli affetti primari, delle relazioni, dell'eredità. Diciamo, è per quello che poi ho scritto questo libro che si chiama La genetica dell'anima, in cui metto in parallelo la filosofia, diciamo così, delle costellazioni familiari, che è la fenomenologia, con la scienza tradizionale taoista cinese. E in questo modo cerco di integrare le due cose. Ecco, questo è un po' la mia attuale ricerca, come integrare, diciamo, le cose migliori dell'Occidente, dell'Oriente e farle lavorare insieme. Ti ringrazio veramente tanto e mi auguro di fare magari un secondo momento, magari prima dell'autunno, una diretta specifica dove parliamo in maniera un po' più approfondita di determinati aspetti della cultura cinese di cui tu sei un grande studioso. Io chiuderei con una mia riflessione a proposito dell'umanità, no? Che secondo me la differenza sta veramente in una vocale. Cioè quando consideriamo il nostro viaggio animico, umano, sottile, invece che un viaggio di transizione continua, ma di transazione continua, allora lì perdiamo completamente aderenza con la nostra natura e il nostro mondo. Quindi meno transazione, più transizione. Questo è uno slogan. Grande, grande. Riflessione? No, rivolgo. Ringraziandoti ancora Stefano per tutta la ricchezza che porti, per lo scambio che si è sentito da subito, questo scambio vivo e vibrante, e augurandoci veramente che questa sia stata solo la prima di tante future occasioni, insomma tante idee, tante cose che si potrebbero fare, creare, anche appuntamenti con le costellazioni. Li abbiamo appena accennati, ma insomma potremmo fare una diretta apposta, ma anche stata... sulla numerologia, tra i parallelismi e poi con Stefano ci siamo scambiati abbiamo dato i numeri così. Abbiamo dato i numeri molto interessante perché i numeri, come dice la Kabbalah, no? I numeri e i nomi
sono delle chiavi vere della realtà, non sono solo simboli, sono proprio strutture interne ai fatti. Non a caso numerologia alla fine vuol dire logos La logica. del numero, linguaggio degli dèi, perché sono proprio dei codici di accesso importanti e quindi anche questo insomma, apre tanti mondi. A Quindi numero da nume, non ci avevo mai fatto caso. nume logos, logos Beh, degli dèi, è il linguaggio degli dèi. ottima chiusura di trasmissione. Bene. Bene, grazie ancora Stefano e Grazie, buone davvero. pagine. Buon proseguimento, presto, eh. Ciao ragazzi. Buona giornata, a E un grande presto, saluto a un tutti quelli abbraccio. che ci hanno ascoltato finora. Grazie a tutti. Saluto.